In questo speciale usciremo dai confini della Toscana per vivere un bellissimo viaggio sulle Dolomiti della Val di Cembra. Miti, il festival dei vini verticali, un focus sulla viticoltura eroica di montagna. Esplorare attraverso trekking guidati, tour enogastronomici tra baite, vigneti e le canneve dei paesi, attraverso i colori del foliage e le testimonianze della roccia plasmata dalla forza dell'acqua. In questo splendido territorio troviamo 708 km di muretti a secco, patrimonio immateriale UNESCO. Un po' la distanza che collega Trento a Napoli, quindi una muraglia cinese infinita che è stata costruita nei secoli dai contadini che dovevano gestire questo territorio, che hanno rubato dei fazzoletti di terra alla montagna, immaginatevi con la mazza, il piccone, la vanga, e nel bonificare le terre recuperavano le pietre, sono delle pietre da depositi morenici, e con queste pietre puntellavano, gestivano, sostenevano il versante della montagna, creando delle piccole terrazze su cui da sempre in Valle di Cembra hanno coltivato la vite. In questo territorio troviamo persone che hanno tramandato di padre in figlio saperi e orgoglio. Diciamo che per noi è importante poter portare avanti l'attività di famiglia, è una cosa in cui crediamo molto, i nostri genitori ci hanno cresciuto in cantina fin da piccole e quindi per noi è anche, oltre a una responsabilità, un orgoglio poter portare avanti quelli che sono i valori e i principi della nostra realtà. Noi siamo una realtà anche abbastanza femminile, giovane, e quindi non è scontato, diciamo, nel mondo del vino trovare una percentuale così importante di donne che lavorano all'interno dell'azienda. È bello perché il mondo del vino è un mondo comunque anche vario. Capita che un giorno sei all'estero, un giorno sei in cantina, un giorno sei in campagna, quindi è un mondo, diciamo, a 360 gradi. Noi abbiamo un orgoglio importante per portare quello che è il nome della Val di Cembra sia in giro per l'Italia ma anche fuori, all'estero. È importante per noi poter dire, facciamo conoscere la Val di Cembra, quello che è questo territorio difficile anche fuori. Ci crediamo tanto e speriamo tramite i nostri vini e tramite le nostre, diciamo, avventure di poterlo fare un po' alla volta. Vento, sole e porfido, questo materiale di origine vulcanica restituisce ai vini della Val di Cembra caratteristiche uniche. Valle di Cembra, noi abbiamo un clima dato, diciamo, dall'escursione termica che abbiamo soprattutto nell'ultimo mese di maturazione, prima della raccolta, che ci permette di arrivare a un'acidità molto alta, più alta di quella che è l'acidità che generalmente troviamo negli altri areali del Trentino, ma anche, insomma, delle altre zone. Però il fatto di arrivare ad un'uva molto matura, in realtà, dal punto di vista fenolico della buccia e di tutte quelle componenti, quindi ci permette di avere questa grandissima acidità ma bilanciata da tutta un'altra serie di componenti, e quindi sono dei vini che hanno freschezza, sono dei vini sapidi, dei vini molto minerali, ma allo stesso tempo sono dei vini che hanno una complessità in bocca, hanno una marcata, diciamo, territorialità, riportano proprio il discorso della montagna, e questo equilibrio, diciamo, è proprio figlio dei vigneti, del clima, possiamo dire del terroir, insomma, della Val di Cembra. Non vini qualsiasi, quindi, ma vini eroici, capaci di compiere qualsiasi impresa.
Questo festival nasce appunto con questo intento di aprire la Val di Sembra, di aprire le proprie porte, del proprio territorio, delle proprie cantine. L'idea soprattutto di questo evento che stiamo facendo oggi, il Wine Trekking Gourmet, è quello di far scoprire alle persone cosa vuol dire viticoltura eroica. Lo stiamo facendo, le ripidi clivi insomma che stiamo attraversando lo dimostrano, e vogliamo proprio che le persone che vengono a trovarci capiscano insomma in che modo viene coltivato il vino qua. Qui spiccano vitigni come Müller Thurgau, Riesling, Pinot, ma anche vitigni a bacca rossa come la Schiava e il Pinot Nero. Sono vini che si fanno bere da soli, non hanno bisogno di qualcosa per essere bevuti, hanno bisogno di un attimo di tranquillità, di serenità e una buona amicizia. Sono vini, io amo definirli vini che ci possono portare ad avere delle bellissime sensazioni, dei vini che ci fanno sognare. Nel momento in cui ci sediamo davanti a un bicchiere di vino, che sia in un luogo chiuso, ma ancora meglio all'aperto, in questo meraviglioso ambiente, ci portano a godere di emozioni. Il suolo della Val di Cembra è un suolo di origine porfirica, di una pietra molto dura, molto tenace. Non a caso il porfido è stato scelto per pavimentare le strade, proprio per questa sua durezza. Crea una sabbia molto, molto leggera, molto soffice, e sappiamo che le sabbie si riscaldano molto facilmente, no? Ne abbiamo un esempio quando andiamo nelle spiagge e ci dimentichiamo le pantofole, quanto la sabbia si riscalda. La stessa cosa succede nella pietra, che come spesso si dice è una pietra, una stufa a ole che si riscalda col sole. Peraltro la Val di Cembra, la parte destra orografica, si affaccia verso sud, quindi viene riscaldata molto durante l'ora del giorno dal sole e rilascia questa temperatura che assorbe durante il giorno, durante la notte, favorendo quindi la coltivazione della vite. Esplorare attraverso trekking guidati, tour enogastronomici, attraverso vaite e vigneti. Tanti vitigni, ma anche tanti altri produttori che si impegnano a mantenere vive le produzioni, valorizzando i formaggi del territorio, i salumi, le produzioni ittiche, l'olio extravergine d'oliva del Garda. Abbiamo veramente una varietà di prodotti da scoprire, non solo canederli, non solo sci. Io presento un filetto di trota bio dell'allevamento di Predazzo, marinato nel Müller Thurgau. Sotto c'è una mattonellina di cetriolo marinato nel levistico, un'aria di rapa rossa e del cavolo viola. Abbiamo fatto una pasta un po' etica, abbiamo cotto le chiocciole Camut di Felicetti nel siero del Trentigrana, che è un prodotto che solitamente veniva scartato. Poi abbiamo fatto un pesto di canapa di Predazzo biologica, e una salsa XO allo speck del Titto e poi sempre una fondutina al Trentigrana. La nostra carne è di grigio alpina, quindi abbiamo il petto, l'abbiamo rosolato nel barbecue, molto semplice, lo abbiniamo con questa polentina che l'abbiamo fatta con la pannocchia fresca, a differenza della solita polenta, e l'insalata di cavolo marinato l'abbiamo aggiunta con dell'uva per richiamare anche il discorso vino, e la licorizia per dare una nota decisa al piatto. È un lievitato tipico del nostro territorio, quindi della parte dolomitica, quindi della parte anche delle Alpi, si chiama Buchtel, no? Quindi un lievitato tradizionale con l'aroma di albicocca, e sotto abbiamo una crema al moscato, il moscato rosa. Tutti i video sono sempre consultabili sul sito rossorubino.tv. Per gli amici di Toscana TV e Firenze TV, appuntamento al prossimo viaggio.